oggi sarà molto divertente. Andiamo a giocare ad Isaac, ma allo stesso tempo sbusteremo delle bustine di Pokémon. Nice. E come funziona? Allora, l'obiettivo di quest'oggi è sbloccare Mega Mush. Manca solo da portare Blue Baby a il boss Blue Baby e a Mega Satana e Eve da portarla a Mother. L'obiettivo di oggi è fare questi due. Ma i Pokémon decideranno gli oggetti che potrò prendermi all'interno della partita. Ogni bustina di Pokémon ha 10 pacchetti, ha 10 carte, come sapete. Queste 10 carte, a seconda del numero delle ID del Pokédex del Pokémon che esce, decideranno i 10 oggetti che io posso avere in tutta la partita. Quindi io inizio la partita con i 10 oggetti equivalenti ai 10 numeri di Pokédex dei Pokémon e non potrò prendere più nessun altro tipo di oggetto per tutta la partita. Ogni partita è un pacchetto. Tutto chiaro? Guardate qua. Bam! Allora, amici, allora. Ogni singolo Pokémon qua dentro deciderà un oggetto della prima run che proveremo a fare. Allora, oh no, queste non sono Pokémon. Aspettate che vedo qualcosa però. Fermi un attimo che vedo qualcosa. Sapete che c'è qualcosa qua? Weavile, Golett. Ragazzi, c'è qualcosa qua. Mincino, Baltoy, Snorunt, Nosepass. Wow. Bella lei! È ancora un Pokémon in meno perché è solo un trainer. Mannaggia il cazzo. Però non male come primo pacchetto. Mica male. Lei è il numero TG24. Quindi ci diamo per lei l'oggetto 24. Capito? Parto con Eve o con Blue Baby, ragazzi? Eve. Ok, molti più Eve. Eve sia. Allora. E si va, ragazzi, con 13 di danno momentanei perché abbiamo la Patong e un paio di altri damage up, pushiamo. Non possiamo più prendere nessun altro oggetto per tutta la partita. Il nostro obiettivo è Mother. Augurati in buona fortuna. Ho già fatto miracoli, ragazzi, su questo canale e li potremo rifare. Posso usare carte, posso usare consumabili, posso usare trinket, eccetera, eccetera, pillole, ma nessun altro oggetto. Oh no, ho preso l'oggetto. Che idiota. R Pageant Boy. Ragazzi, sono stupido. Vabbè, non l'ho fatto apposta. Se riusciamo a tenere viva la stirpe della Patong, forse riusciamo ad andare da qualche parte. Devo ricordarmi di non prendere nessun altro oggetto. E dopo ogni boss si pesca una carta. Potrebbe non essere la cosa più brutta del mondo. Pino rugoso. Ora trovo Sacred Heart. Non posso prenderlo tanto. Ora andiamo. Secret Room Holy Card. Questa assolutamente posso usarla. Non possiamo fare molto. Comunque sì, si sta già facendo decisamente sentire la mancanza di altre cose, di utilità. Sarà dura, mi sa. Potenzialmente sì. Ma chi demorde è perduto. Dai, facciamo sta roba. Facciamo sta roba come ci ha suggerito Pino Rugoso. Per ogni piano una carta in più. Facciamo così. Ah, intanto abbiamo il primo pezzo di coltello. Allora, dai, facciamo così. Apriamo un'altra bustina, ragazzi. Apriamo un pacchetto di origine perduta. I primi tre oggetti: Electric, quindi l'oggetto 603. Riley, quindi oggetto 166. E Gloom, oggetto 44, il numero di Pokédex. 44, che è l'oggetto... Oh no, un attivo, il teleport. Boh, lo lascio lì. Poi 166 è un altro attivo, ma che cacchio. Non ci ha aiutato molto sta cosa. 166 è il D20. E 603? 603 è il battery pack. Vabbè, il battery pack possiamo darcelo. E il D20 e il teleport li lascio pure tranquillamente là. Continuiamo così, va là. Per quanto riguarda gli oggetti attivi, posso decidere quale tenermi dei tanti. No, c'è un planetario. Ah, che palle. Che tortura doverlo saltare, ragazzi. Non ironicamente, ragazzi, Tauros può essere un grosso aiuto in questa run. E mi viene male solo a pensarci, ma è così. Speed up, ottimo. Fenomenale lo speed up, proprio quello che volevo. Speed up. No, non c'è lo speed up, che palle. La scoresa, sì, certo. E health down. Fenomenale. Abbiamo i Tough Twins. E una volta uccisi loro, amici, abbiamo almeno un'altra carta. Sinceramente, Taurus è la cosa migliore che poteva succederci, eh. Vieni qua. Ok, non posso prendere l'oggetto. E vado velocemente a vedere nella item room, nella secret room. Ah! Allora, il Pokémon successivo è Lavdisk. Numero 39, Utopia! 370 Demon Plushy, ok, ottimo. Un po' di Tears Up, va bene, molto buono. Un altro planetario, come se non bastasse, grazie gioco. Il Tears Up, ragazzi, ci ha salvato e non di poco, eh. Mamma mia, che lunga che sarà sta partita. Dai, gioco, però, non puoi fare questo. Non puoi. No, speed down, no. Era quello che non volevo, porca. E sto boss è terribile. E Taurus qua non può neanche fare niente, mannaggia. Muori cortesemente, ti prego. Fa più danno l'uccello che me, sì, probabilmente sì. Ok, meno male.
Non posso prendere l'oggetto. Andiamo ora a fare le skip sequence. Allora, il Pokémon successivo è Electrike, numero 306. Sagittarius, un po' di piercing e velocità. Sapete che non è male? Due cose che mi servono, una per il crowd control, soprattutto contro nemici deboli e piccolini, e una per attivarmi Tauros più velocemente, che è tipo uno dei Pokémon con cui posso fare effettivamente danno ai nemici. Ottimo, ragazzi, avere qua il piercing, eh. Fondamentale, oserei dire, avere qua il piercing. Lui è un boss fastidioso, ma almeno alla fine di questo piano possiamo già avere un altro oggetto. Sto sperando che sia qualcosa di buono. Non ho mai affrontato questo boss come si deve. Mai in vita mia. Ok, nuovo piano, Ghastly. Ah, un numero basso Ghastly, perché è della prima gen. 92. Super Bandage. Un po' di cura, va bene. Senza Prayer Card, credo che la nostra vita sarebbe letteralmente finita. Cioè, saremmo già morti senza la Prayer Card, probabilmente. Ok, grazie per questo cuore. Dove cacchio è, mamma? Dai, su, via. Ma guarda te che brutte stanze, mannaggia. Proviamoci. Ok, dai che sta per morire almeno mamma, ti prego. Sì, ottimo. Ok, High Priestess. Ragazzi, la High Priestess potrei usarla per far fuori il cuore. Un po' di dannetto dalla negative, che non fa mai male. E ora possiamo usare la High Priestess contro il cuore. Ustia, non gli ha fatto niente di danno, pensavo molto di più. Basta stare attenti qua. Appunto. Vai Tauros. Ok. Prossimo Pokémon, Binacle, numero 688. Inner Child! Nice! Sis! È un respawn l'Inner Child, eh? Ha! L'Inner Child, non ironicamente, niente male. Ma qua c'è Luca... Dai, allora... Posso provare a prendermi Lucario? È una fottuta ranco di Pokémon! Ma non prenderlo. C'è Lucario, anche il primo colpo mi è uscito. Voglio dire... Quando mai ricapiterà, infatti. Cheater. Sì, ci sta. Migliore cosa non poteva accadere. E... Iscrivetevi. Ai 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 ai. E lasciate like. Carta? Sì, sì, sì. Adesso passiamo di piano. E tecnicamente l'ultima carta, che è un Murkrow. Murkrow, 198. Borsa della Coop. Vabbè, il Blessed Penny potrebbe non essere male. Ah no, non posso più avere cuori dell'anima, letteralmente. Bello. Usale tutte e tre, eh? No, dai. Tienele per dopo. Ma le ultime due, dite? Di usare le ultime due carte della bustina per vedere gli ultimi due oggetti? Potremmo anche farlo. Va bene, dai. Dopo lo facciamo. Comunque, io pensavo di metterci 25 partite. Ora, potrebbe essere benissimo che non ce la faccio, a vincere. Però, se dovessi farcela contro Mother... Cioè, prima partita, prima vittoria. Se. Andiamo. 7,88 di danno. 3,45 di fire rate. E gli ultimi due oggetti. Parasect e Carbink. 0,47, 7,03. Vabbè, ora ci può essere utile. Doctor's Remote. Esau Junior può stare anche lì. Andiamo. Beh, Gianluca, per leggere il tuo messaggio ho ricevuto un hit. Questo attacco è terribile. Orca, Troia, 30 Isaac. Non avevo mai visto questo attacco da Mother. Di solito la faccio fuori sempre prima. Aiuto, 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 aiuto. No, morite, 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 per favore morite. Dai che la prima fase sta per andare giù. Andiamo. Ok. No, piano, 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 piano. Amici! Prima partita! Prima bustina! Prima vittoria! Ora, apro una nuova bustina per nuovi 10 oggetti e direi di aprire ancora una bustina di astri lucenti. Dai! Un altro codicino bianco con due palle. E abbiamo Fraxur. Steam Yells... qualcosa. Mary's Pride. Due robe a cui dovrò vedere il codice per capire l'oggetto. Milseri di nuovo. Milseri abbiamo già trovato. Capchu Dedenne. Farfetch'd. Duskull. Slot della Reverse. Che bella che è sta carta. Zekrom Trainer Gallery. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Metti a fuoco. Sta carta è stupenda. Zekrom e poi Wormadam. Direi niente male. Intanto ci diamo degli oggettini. Riproviamoci ragazzi. Riproviamoci. Grazie. Amici, abbiamo Ipecac. Il modo di generare delle moschine che fanno un sacco di male grazie a Ipecac. Mannaggia il c***o. Non posso prendermi la salsiccia. E dopo ovviamente comunque, dopo ogni piano, possiamo avere un oggetto in più. Non posso avere la Carbattery. Gioco, sei sicuro che non posso avere la Carbattery? Andiamo.
Sì, è vero, hai ragione, Crab. Mamma mia, che forte che hai peccato all'inizio, però, eh. Beh, già al secondo piano. Adesso abbiamo Hutut. Questa era della bustina prima, che appunto ci siamo tenuti qua. Hutut numero 163. Ghost Baby. Va bene, un amichetto. Next. Dai, cuore dell'anima. Mi serve un oggetto che mi aumenti la possibilità di trovare il cuore dell'anima. Tipo la relic. Mamma mia. HP up, non posso pigliarlo. Andiamo un attimo nel negozio, solo perché abbiamo un sacco di monete. Ipecac di partenza è tanto una roba, eh. Mamma mia. Quanto ti piacerebbe prendere Hive Mind. Intanto, ragazzi, terzo piano. Secondo oggetto. Terzo piano, secondo oggetto. Ponyard. Oggetto 624. Regina Pelato. Il booster box. Che può darmi qualcosa di buono. Two of Diamond, Devil, Chariot. Beh, niente di eccezionale in realtà. Farò così, dai. Dopo con la Chariot ci esco. Metti che... Balls of Steel. Nice. Ok. Qua dentro cosa abbiamo? Cuore dell'anima. Cuore dell'anima. Sì, grazie. Non posso. È la seconda volta che mi capita. Non posso, ragazzi. Ma dai. Ma questa è sfiga. Dai, apriti un po', sta boccuccia. Che cacchio. E andiamo. Altra carta. Adesso abbiamo Pucciena, che è il numero 261. Merda. Devo. Allora, le moschine fanno ancora full danno. E quello va bene. Però adesso il danno in sé dell'esplosione cala man mano che la lacrima viaggia. Devo tipo fare ancora più affidamento sulle moschine ora. Qua non ci voleva. Devo prenderlo perché non è che era una scelta per un oggetto attivo. Però sì, veramente triste. Esau Junior può stare anche lì. Oddio. No, vabbè, non faccio neanche abbastanza danni per esplodere la bambolina. Ma stiamo scherzando? Ma vero? Mi dai un primo amichetto? Dai, Immaculate Conception, su via, dammi qualche amichetto. Andiamo al boss, mo. Aia, ok, andiamo. E niente. Il dono della veemenza. No, com'era? L'apostolo della non violenza. Andiamo. Yamma, numero 193. Meat! Dai, un piccolo dannetto aumentato. Non che ci aiuti troppo in questo momento, ma vabbè. Meno 15% boss health. Sapete che quasi quasi ne vale la pena, raga. La prendiamo, vero il tick? Purtroppo non posso usare l'effetto di tick che mi cura di un cuore ogni volta che entro in una boss room. Però già qualcosa di buono lo fa. Immaculate Conception! Quando mi fai spawnare un Uciruzzo? E che cacchio? Madonna, non faccio zero di danno da lontano, eh. Zero, letteralmente zero di danno. Non posso prendere niente. Peccato in realtà per questo patto col diavolo. Veramente peccato perché deve uscirmi assolutamente un secondo patto con l'angelo. Allora, altro piano, altro oggetto. Abbiamo detto Cleaver. 168. Ma che cacchio di partita è? Ma di cosa stiamo parlando? Almeno adesso lascio anche le cose avvelenate per Ipecac. Wow. Ah, mamma mia. Questo, raga, quel battery bomb me lo tengo per avere il pieno di moschine contro il boss. Grazie per questo cuore eterno che mi dà almeno un cuoricino in più al prossimo piano. Ottimo. Ok, andiamo. Siamo mamma. E basta. Siamo mamma. Danno ne facciamo. La Polaroid, ragazzi, devo prenderla perché dobbiamo andare verso l'alto. Andiamo. Ultima carta del pacchettino di prima. Abbiamo trovato Cleaver. Adesso abbiamo Registeel numero 329. Vediamo che oggetto ci viene fuori. Oh no. Non fa niente, vero? Ok, non fa niente. Meglio. No, ho sbagliato. Ma non so leggere. 379. Vabbè, ci rimuoviamo la Ludovico Technique. Tanto non ha cambiato niente. 379. Voice Mode e Autotune. È il Pupola Duplex che neanche lui fa niente di che. Affrontiamo ora l'utero con tutta la calma del mondo, per l'amor del Signore. Meno male che c'è il veleno che fa fuori i ragnetti subito dopo. Dimmi che è una Chaos Card. Dimmi che quella è una Chaos Card. Però in realtà può essere comunque molto buona la Arawak. Dai. Quercino dell'anima, da qualche parte. Quindi... Oh, finalmente mi ha spawnato il Guardian Angel. Nice. Amici, contro questo boss... Anzi, dopo questo boss, dopo Bloat, che abbiamo one-shottato, sti cazzi. No, un altro patto col diavolo, no. Non riesco a trovare abbastanza chiavi per Mega Satana. Ma siamo seri? Allora, abbiamo finito le carte per darci un oggetto ogni piano. Quindi dobbiamo aprire ancora una bustina. Apriamoci un altro Evoluzione Iter. L'ombre. Lucky Ice Pop. Scrafty, Gossip Fleur, Love Disc di nuovo, Fletchling, Cincho, Petilil, la Reverse, un Appleton, Glacian V, dai! E quindi l'oggetto che ora ci diamo è l'ombre con l'oggetto 271, Mystery Sack, va bene, wow! Lì non ci posso entrare, troviamo l'angelo qua, 21%, se trovo la Secret Room posso aumentare un po' la percentuale con il pupazzetto al suo interno, ma per il resto la vedo un po' durina, ecco. Grazie per quel cuoricino dell'anima.
Ok, con lui ora mi ha aumentato ancora un po' la possibilità di un patto con l'angelo. 5.5% in più. Andiamo. Vabbè, però mannaggia il Cristo, non mi è uscito il patto con l'angelo. Dovrò trovare per forza una chiave in qualche modo in una sacrifice room. Shish. Andiamo a Hush. No. Il prossimo non Pokémon ma oggetto era il Lucky Pop. In questo caso vediamo il numero della carta in sé, che è la carta numero 150. Tough Love. Dai, non so se funziona. Povero lupo. No, non posso prenderlo perché ho il trinket bacato. Ah, non devo prendere danni, devo... Meno male che avevo ancora lo scudo. Devo tenermi la vita per la Sacrifice Room. Ma porca Eva! No, raga, ce la facciamo, secondo me. Ma è nella vita. Cuoricino. Cuoricino. Non c'è la Sacrifice Room, quindi neanche volendo abbiamo il secondo pezzo di Guppy. Tocca andare. È la seconda volta che mi esce il portale del Void, ovviamente quando non mi serve Delirium, palese. Simpatici questi oggetti, però a noi ci interessa il numero 560 Scrafty. It hurt. Va bene, quando prendo danni mi spara delle lacrime in giro. Sì. Posso sempre trovare una Get Out of the Jail Free Card da qualche parte. Almeno Blue Baby andiamo a farlo, raga. Madonna, ma perché faccio così tanto male? Per una volta che volevo consumabili, però, mannaggia. Dai, gioco, sii buono con me. A parte che ho solo tre cuori, non so se ce la farei. In qualche modo dobbiamo fare Mega Satana, dai. Non posso accettare di non sbloccare Mega Mushroom ora. Allora, Gossifleur, 97. Book of Sin. Non lo voglio neanche. Raga, mi sa che Mega Satan è sempre più lontano, ma non ci credo. Cioè, solamente perché non mi è spawnato il secondo patto, ma... Cosa devo fare? Assolutamente non abbiamo modo di aprire questa di porta. Allora, famo una roba. Apriamo tutti gli ultimi 4 pacchetti rimanenti, cercando il Pokémon numero 175. Se ci viene fuori, ci diamo Death Key e affrontiamo Mega Satan. Facciamo così. Famo così, ragazzi. Famo così. Ultimo di Brilliant Stars, di Assi Lucenti. Friends in Galar. Weavile. L'abbiamo già visto. Fraxor l'abbiamo già visto. Che cazzo. Cherubi. Riolu. Dusko, Farfetch'd, Execute. Un'altra Trainer Gallery? Ma veramente? Eevee! Ma dai! Un'altra Trainer Gallery, guardate che bella che è Eevee. E la rara era una Wormadam. Allora, fatemi fare una cosa prima. Voglio vedere tutti i modi con cui aprire la porta di Mega Satana. Allora, Get Out of the Jail Free Card, Mr. Me, Sharp Key, Soul of Kane. Veramente? Cracked Orb, quindi Elekid, Togepi, Golurk, Pangoro e Wubat. Questi 5 dobbiamo trovare in questi 3 pacchetti. Uno di 3, ragazzi. Uno di questi 5, ragazzi. Dai. Allora, per un attimo mi sembra di aver visto Elekid. Silien, 138. Glemmiao, no. Pucciena, ho visto buio, ma pensavo Pangoro. Swinub, Quillfish, Petilil. La reverse è un Cricketot e la rara. Oh mio Dio, ragazzi, può essere un alternative art o una full art. Mi stanno un po' tremando le mani. Ok, è una Viridian full art. Non la cosa più eccitante del mondo, ma almeno una bella pull. Dai, è molto carina. Codicino, nero anche qua. Porygon 2, Colress Experiment, Silicun, Litleo, Ghastly, Ducklet, Zorua, che bello che sei, Binacle, la reverse Parasect e... Sheesh. Ultimo pacchetto, ragazzi, ultimo pacchetto per trovare uno dei 5 Pokémon che ci possono salvare, codicino bianco, è finita. Scraggy, Bagon... Numero 527! Che cacchio di... No. È il Mr. Me! Non ci credo. Ciò significa che possiamo donarci ora qua in gioco l'oggetto numero 527, che è Mr. Me! That can open the Mega Satan door! Sì! Arawok! Ma che cucù allucinante! Ma che cucù allucinante! Angioletti! Allora, prima fase andata. Forza. Aiuto, terribile. Dai, muori, che stai per andare giù, ti prego. Vai giù, ancora uno? Ho detto ancora uno! E per l'ultima volta in vita nostra abbiamo sbloccato... No, abbiamo sbloccato Presidente Platinum God. Real Platinum God. Blue Baby, ok. Mega Blast, perché abbiamo ucciso con tutti i Mega Satana.
è Mega Mash, perché abbiamo completato ogni singolo personaggio non tainted anche sul terzo e ultimo file di gioco.